21 anni, nato a Fano e diplomato all'Istituto Cecchi di Pesaro con il massimo dei voti, Alex Rinaldi fa parte del gruppo letterario La Via della Seta ed è da sempre un appassionato di poesie che ha deciso di condividere con il pubblico dopo i 18 anni. Da allora due libri, il primo dal titolo Il riscatto del tacere del 2021 e il secondo uscito a ottobre 2023, intitolato Storia di un usuraio. Alex, il suo ultimo libro raccoglie un centinaio di poesie che ha scritto in circa 2 anni. Partiamo dal titolo. Perché Storia di un usuraio? Che cosa significa? Storia di un usuraio vuole raccontare la vita di uno scrittore. La vita di uno scrittore che sta attraversando uno dei periodi forse più brutti della sua vita, più oscuri, e che riesce a trasformare questa negatività in quelle che sono poi le sue opere. Ed è proprio qui che ho voluto utilizzare la metafora di un usuraio, ovvero colui che attraverso il male che è costretto a fare secondo quello che è il proprio mestiere ai suoi oppressi, riesce a generare un'originalità assoluta nel farlo, e quindi un po' il contrasto fra la moralità di vivere tra la sofferenza e invece il risultato di ottenere qualcosa di poetico. Da che cosa prende spunto per scrivere generalmente una poesia? Soprattutto dall'interno più che dall'esterno, nel senso io attraverso la poesia cerco di descrivere nella maniera più chiara quella che è una mia idea, un mio concetto, e quindi utilizzo proprio questo metodo per estrapolare la parte più interna di me. E ai lettori che cosa vuol trasmettere? Diciamo che mi piacerebbe farli conoscere un po' quello che è il mio piccolo mondo. Io non ho intenzione di cambiare il mondo, penso che sia una cosa difficile addirittura per i più grandi, però penso che ognuno di noi sia in grado di creare un suo piccolo mondo e quindi di riuscire a mostrarglielo. Ecco. E possiamo dire che tutti siamo un po' usurai nella nostra imperfezione? Ma guardi, lo scopo di questa raccolta è proprio questo, ovvero far diventare i lettori gli usurai di se stessi, ovvero capire che attraverso il sacrificio e la sofferenza si è in grado di creare qualcosa di autentico, forse l'unico mezzo. Dicevamo, lei ha scritto 2 libri, e che cosa è cambiato dal primo al secondo libro, se è cambiato qualcosa? Diciamo che il mio primo libro, Il riscatto del tacere, è stato un po' il mio piccolo esordio, nel senso che ho comunicato per la prima volta al mondo e anche alla mia famiglia che avevo scritto delle poesie. E Storia di un usuraio è forse una raccolta più strutturata che ruota attorno a quello che è un tema, appunto, di questa figura dell'usuraio, quindi anche le poesie diciamo hanno uno stile caratteristico proprio, sicuramente. E scrivere poesie, secondo lei, aiuta nei momenti difficili? Non so se scrivere poesie aiuti nei momenti difficili, ma so che i momenti difficili aiutano a scrivere poesie. E non so quale delle due sia più importante. Forse scrivere poesie. C'è qualche personaggio da cui prende spunto? Dato che qualche giorno fa è stato l'anniversario di nascita di un grandissimo poeta, come si definiva lei, ovvero Alda Merini, non posso non citare la poetessa dei Navigli. Ed Alex, ci dobbiamo aspettare anche un terzo libro? Dato che me lo chiede, sto proprio lavorando in questi giorni a un romanzo, quindi con dei personaggi inventati da me, con dei luoghi precisi, è una storia ben precisa, quindi sì. Buon lavoro, Alex. Grazie mille a voi.